Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Il collezionista, io sono Andrea e oggi vi porto un nuovo video. Allora, oggi vi porto un'altra doll tratta da un videogioco, in questo caso parleremo di Metal Gear Solid The Phantom Pain, una delle mie saghe preferite, ultimo capitolo rilasciato qualche anno fa, è stato anche l'ultimo capitolo purtroppo con il nostro caro Kojima, l'ideatore di tutta questa saga, almeno su console. Eh, su Kojima potrei raccontare tantissimo. Però, eh, ne, ma magari, forse dirò qualcosa verso la fine della recensione. Vediamo perché, oggi c'è tanta carne al fuoco. Voi vedete, adesso due scatole. Ma in tutto sono tre. Quindi, per questo, partiamo subito a bomba. Eh, il primo personaggio che vi faccio vedere. In questo caso, Ismael. Eh, lo spiegherò durante la recensione e farò spoiler. Quindi, ragazzi, se non avete giocato The Phantom Pain, mi dispiace. Dovete chiudere le orecchie oppure dovete guardarvi la recensione senza audio perché è impossibile spiegare chi sia lui. Senza fare spoiler, tra l'altro, spoiler molto pesanti perché si parla verso la fine del gioco. Allora, uh, in alto la scritta Ismail Lim Toys, eh, sì, Lim Toys Leather Jacket Version. In basso a sinistra abbiamo il logo Lim Toys con cassetta. The Phantom Legend 5. Lim Toys One C scale collectible figure con uh, la V uh, tenuta in questo rosso al centro. Questa scatolina più piccola uh, è sempre della Lim Toys, il D-Puppy. O il cane di, eh, del nostro snake che viene chiamato Didi che eh, sarà uno dei nostri fedeli eh, compagni di viaggio. E adesso l'altra scatola che vedete dietro è sempre della Lim Toys. Come vedete c'è scritto D-Pack Tiger Stripe Version Sandstorm Edition. Questa eh, piccola scatola che vedete qui dopo vi spiegherò a cosa serve. Praticamente una cosa che dovete, non dovete, ma quasi dovete comprare eh, per ricrearvi. Eh, praticamente la versione di Snake, eh, per come lo vediamo durante tutto il videogioco, ma questo lo spiegherò dopo. Come vedete, l'immagine proprio del nostro Big Boss. Eh, stesse cose: logo, one-stick collectible figure. Questo, quello. Questo è tutto per quel che riguarda adesso le <ride> scatole della Limp Toys. E adesso direi di passare agli accessori, che in questo caso non sono pochi. Quindi, a tra poco. Ok, ragazzi, continuiamo con gli accessori. Come potete vedere, sono tanti. Intanto, vi faccio vedere quelli della prima Dola di Ismael, che sono anche la maggior parte. Eh, e dopo passeremo al, agli accessori di Big Boss. Allora, in tutto abbiamo 2, 4, 6, 8 mani di ricambio. 6 con i guanti scolpiti, e altre due invece sono queste qua. Praticamente con il braccio, anche se in questo caso vediamo adesso solo le mani. Eh, robotico, non so adesso se veniva chiamato pure così nel videogioco. Le dita non sono, però, come eh, stile Iron Man che si possono articolare singolarmente, ma sono già scolpite, queste qua. Poi viene data una piccola audiocassetta. Per chi ha giocato il videogioco sa che durante il videogioco possiamo ascoltare dei vecchi messaggi oppure della musica fatta molto molto bene questa cassetta devo dire con dei bellissimi dettagli poi mentre che già siamo già così vicini il visore notturno molto molto bello che si può mettere sullo scalto della nostra doll di sotto abbiamo anche un interruttore come vedete qui e funziona molto bene guardate come viene illuminato ok poi un paio di occhialini da motociclista. In questo caso, questi qua di Ismael sono ancora clean. Ve farò vedere un altro paio. Ok, poi due fotografie. Adesso, queste qua sono molto piccole. Non so se ce la farò a metterli a fuoco. Eh, più o meno, eh, sono delle fotografie del nostro big boss in azione con eh, altri suoi colleghi al lavoro. Che adesso non mi ricordo tutti come si chiamavano. Adesso è un bel po' che. Non, eh, non gioco più il gioco, se non mi sbaglio, era del 2013 14, una cosa del genere, queste due fotografie. Poi, questa rice trasmittente dove in questo caso possiamo attaccare questo ologramma. Che è fatto pure benissimo. Della mappa. Viene praticamente attaccato eh, qua. In questo modo possiamo anche girarlo e farlo tenere in mano a Big Boss o al nostro Ismael. Una pistola con un silenziatore, in questo caso niente di particolare. Il silenziatore si può togliere o mettere. Si può tirare via anche il caricatore. Ok. Poi un porta walkman, che è questo affaretto qui. Che possiamo attaccare alla cintura e il walkman devo dire il walkman in questo caso è fatto molto meglio rispetto per esempio alle versioni di starlord perché in questo caso ehm, la doll non è su licenza queste due doll che vi faccio vedere io adesso quindi per questo si sono un po' permessi di fare quello che vogliono al confronto per esempio di otto Toys come potete vedere recording walkman con la cassetta all'interno tra l'altro guardate anche dietro con il vano delle batterie le viti per esempio lateralmente si può vedere anche oh, Scusate Il jack per le cuffie, il volume Fatto molto molto bene E di sopra invece come potete vedere qui Invece che c'è scritto Sony c'è scritto Solid Cosa molto carina Poi due sigari differenti Uno è quello, un sigaro normale Che sarebbe questo qua Il sigaro normale fatto completamente in una plastica morbida e quest'altro invece è il Phantom Cigar, tipo una specie di sigaro elettronico che può essere anche fumato durante il videogioco. Poi un accessorio molto grande ma molto carino, devo dire, questa qua è una scelta che ho apprezzato molto, non l'ha fatta solo comunque la Lin Toys questa doll di Snake o di Big Boss, eh, ma anche la BGL Toys insieme alla Worldbox. In quel caso c'era pure questo cappello da pollo. Praticamente nel gioco eh, se voi lo giocate a difficoltà facile ver vi verrà messo questo cappello da pollo sopra la testa per farvi capire che siete degli sfigati del cazzo. <ride> no, a parte gli scherzi, è eh, proprio per, per burlarvi di voi, praticamente tipo eh giochi il gioco a modalità facile, allora ti becchi questo cappello da pollo sopra la testa. <ride> Queste sono le classiche cose direi alla Kojima fuori di testa. Poi in questa piccola bustina ci sono due peghe di ricambio, però il corno per ehm, questa scheggia praticamente di metallo che il nostro Big Boss ha sulla testa durante la campagna. Ne vengono date due, questa qui è qui la versione più lunga, perché per, eh, se voi uccidete più soldati di quanti ne dovete fare veramente fuori, eh, vi verrà praticamente allungato questa scheggia sulla testa che sembra un corno. E adesso vi faccio vedere invece Didi. Il, il cagnolino, almeno per adesso, in questa acquisto qui è il Didi Cucciolo eh, che vi verrà ha praticamente dato come partner nelle vostre missioni. In tutto sono tre: Didi Quiet, che è quella ragazza praticamente con le calze al del bikini eh, che non parla quasi mai o canticchia sempre durante il gioco. Eh, poi proprio Didi e un altro, se era una specie di robot. Tra l'altro che io non ho usato quasi mai, io invece usavo solo Didi perché quando lui crescerà diventerà praticamente un killer perfetto, gli verrà data un'imbragatura dove lui ogni volta eh, lo potrete usare per distrarre i soldati oppure ucciderli, lui praticamente si mette, prende il col un coltello, se lo tiene a, eh, fra i denti salta sopra gli avversari, gli taglia la gola, qualcosa di spettacolare. In questo caso però è la versione come detto cucciolo, purtroppo gli manca un occhio. Però fatto molto molto bene, questo è quello che troverete anche dentro la confezione, non c'è nient'altro, solo un oggetto così da... tipo un piccolo diorama che volevo recuperare, eh, spero di aver mostrato adesso quasi tutto. In più viene data la basetto ovale per Ismael, con la tagliata Ismael Leather Jacket Version, di dietro la scritta eh, The Phantom Legend 5, full bene. Venacen, non lo so se adesso si legge così. Uh, comunque, tutto è inventato perché, come ho detto, parliamo di un qualcosa non su licenza. Ok, direi adesso di girare. Anzi, no, dimenticavo, ci sono ancora altri due accessori che vengono dati per, con la doll di Ismail. Adesso, normalmente, mi dovrei allontanare per farlo farlo vedere. È un cartone. Il classico cartone da Snake, direi, dove si può nascondere il nostro personaggio. In questo caso era già assemblato perché la doll questa qui di Ismail l'ho comprata usata, già aveva attaccato tutti gli adesivi. Molto molto carino. Questo è sul cartone, si, posso, si può attaccare, non so adesso le come di preciso, però questa qui era pure una cosa... Nuova in The Phantom Pain, si potevano attaccare degli adesivi come questo, per esempio, sul cartone. E quando uno si alzava il cartone praticamente si apriva completamente e il soldato vedeva praticamente ogni volta tipo una di queste eh, figure manga o anime di donne seminude oppure vestite in questo modo e venivano tipo distratti. Cose assurde, però cose da cogiva. Ok, adesso passiamo invece alle cose che vengono date con questa eh, Tiger Stripe version. In tutto devono essere quattro mani di ricambio: due con i guanti, con la, questa qui la mano destra, e due le, le mani robotiche con il braccio robotico, che vi farò vedere comunque dopo. Poi una maschera antigas: anche questa fatta molto, molto bene, con un buon paint. Questi qua sono gli altri occhialini. Adesso, prima, non lo so se sono andato bene. Gli altri erano puliti, in questo caso sono sporchi di sabbia, come già consumati. E in più abbiamo questo borsello che si può attaccare alla cintura del nostro Snake, che io ancora non avevo attaccato. Per questo, lo faccio vedere adesso. Così lo so, devo vedere pure dove si viene attaccato. Penso più di dietro perché è abbastanza grande. Ok, eh, ancora altri due accessori, però sono sulla doll. Questi, infatti, ve li farò vedere adesso tra poco. Direi che adesso è anche tutto, per quel che riguarda la maggior parte degli accessori. Direi di fare adesso un taglio e passare al nostro Ismael, oppure uh, il nostro Big Boss. Chiudiamo con Didi. A ah, troppo poco. Ok ragazzi, passiamo adesso alle doll, parte finale. Uh, come potete vedere ho messo tutto uh, già posizionato con uh, gli accessori, come potete vedere, queste qua adesso sono le versioni finite dei nostri due personaggi, Ismael e Big Boss. In questo caso, l'outfit di Ismael è composto da questi stivali scolpiti in, semi... no, scolpiti in plastica neri, con un pantalone beige. Il nostro Didi, l'uniforme di Big Boss con stivali marrone scuro con delle strisce verdi e la mimetica tigrata. Molto, molto bella con questa ginocchiera sulla, sulla gamba destra, in questo caso il nostro Ismail ha una giacca in pelle nera, come potete vedere. È, il nostro, è la mimetica del nostro Big Boss, continua su tutto il corpo con l'imbragatura e vari 5 porta caricatori. Il Walkman, il coltello che vedete dietro, è comunque sempre un altro oggetto che fa parte di questa doll e non di quella. E soprattutto gli altri accessori che ancora non vi avevo fatto vedere sono gli head Scout. Praticamente <ride> questi due head Scout li troverete solo con la versione di Ismael. Quindi, se voi volete avere questa versione qua, dovete comprare per forza il d pug Però, vi serve per forza quell'altra doll, se no, non avete lo scout. Questa fu una mossa alquanto furba uh, di marketing da parte della Lim Toys, perché loro sapevano benissimo che anche se il, uh, il super Funnel lo recupera comunque il non super fan che vuole avere però questa versione qua prenderà automaticamente anche l'altra perché gli serve per forza perché se no non ha né accessori né scout e questa devo dire una cosa molto molto fastidiosa, io adesso veramente ho fatto questa eccezione perché il, il pack doppio non l'ho più trovato e quella della VGL Toys in collaborazione con la world box era salita di prezzo, anche se a livello qualitativo Devo dire è un po' inferiore a queste qua che ha fatto la Lim Toys, però costa al confronto di meno perché non siete obbligati a prendere una doppia doll. Ehm, anche se Ismail pure è fatto benissimo, su questo non ci piove, però lo stesso eh, hanno messo, diciamo così, i collezionisti davanti a una scelta dove se la devono prendere per forza in quel posto, perché o dici non lo voglio proprio oppure devi fare in questo modo per avere la tua versione eh, di Snake o di big boss che preferisci. E devo dire. Cosa molto discutibile e molto fastidiosa, io non apprezzo minimamente cose del genere. Tutti e due gli scatto sono molto belli, scolpiti, abbiamo un ottimo paint. Questo qua di Ismail tra l'altro è clean, non ha nessuna cicatrice, almeno altre cicatrici in volto con i capelli sciolti, scolpiti. Big Boss abbiamo messo con il codino e altri piccoli tagli sulla faccia. Magari mi avvicino un altro po', si vede un po' meglio. Però... Eh... Lo stesso è una cosa che non si fa. Scelta veramente scellerata, però almeno per un collezionista, da parte della Link Toys invece, per loro è andato tutto secondo i piani. Hanno venduto più copie delle loro doll, sia per Big Boss che per Ismael oppure per il pack doppio che è uscito dopo. Adesso, tra l'altro, è uscita da poco anche qua, è un altro personaggio sempre tratto dal, eh, dal videogioco. Uh, tra l'altro in un set alla LED di The Last of Us praticamente con, con un um, scout e accessori, e outfit ma senza body, da ricomprare separ separatamente sempre ideato per un Faisen in questo caso i body invece venivano già dati essendo che parliamo di un body comunque particolare con il braccio questo qui del nostro Big Boss uh, robotico ok, adesso direi che magari ci allontaniamo di nuovo e tiriamo un po' le somme allora che dire le doll sono molto belle ragazzi su questo non ci piove però bisogna ammettere che questa mossa della lin è veramente una porcata perché non si può fare spendere due volte eh, soldi per farsi praticamente un personaggio perché in fin dei conti a me sarebbe bastato già la versione di big boss e Ismail è una giunta carina sì però non, non l'avrei dovuto prendere adesso per forza e invece eh, ho dovuto per completare questa versione. In questo caso, meno male, le posso mettere in una delle mie piccole teche. Insieme a Didi, ci sta sicuramente bene. Però, non sono sicuro se questa doll eh, la vorrò ottenere in futuro. Vediamo, sono ancora insicuro. Il problema è che la dovrò vendere pure l'uso, non la posso neanche rivendere per come l'ho comprata. Perché non avrei lo scatto di Big Boss, eccetera. Quindi è pure eppure un problema rivendere anche l'uso perché penso che solo i super fan veramente vogliono per forza avere tutte e due eh, le versioni e non una. Sulla questione Ismael, per spiegare un attimo che è Ismael, allora come detto, adesso farò spoiler: il personaggio di Ismael non è nient'altro che invece, è, è proprio Big Boss. Alla fine del videogioco, noi scopriamo che, che lui, in realtà, è Big Boss. E noi che siamo Big Boss. In realtà non siamo Big Boss, siamo un amico suo che è stato sfruttato eh, proprio per ingannare l'opinione pubblica, praticamente che cercavano ancora il grande Big Boss eh, con questo scambio di persona con, proprio con, con Ismael. Eh, e quindi lui rimane sotto copertura durante tutto il videogioco. Noi comunque. Giochiamo con Big Boss che ha l'aspetto di Big Boss e lui praticamente. Però alla fine del gioco ci viene spiegato che praticamente da tutta la presa per il culo. Eh, lui non, ha, non è mai stato Big Boss in azione, ma solo questo suo eh, amico che gli ha salvato praticamente la, la vita. Se non mi sbaglio, era in ground zero e ha preso il suo posto eh, durante le vicende di Phantom Pain. Ehm, eh sì, e quindi alla fine del gioco vediamo anche questo personaggio che come detto comunque è Big Boss e non l'altro. Eh, con questo outfit eh, gli racconta praticamente che cosa è successo perché fino alla all'allunio non, non si ricordava al 100% che cosa era accaduto e scopriamo la verità sul, uh, sul personaggio praticamente di Ismael che sarebbe normalmente lui e non lui. Ok, detto questo passiamo adesso ai lati positivi e negativi. Su quelli negativi, do no sul licenza. I body, devo dire, sono, hanno un bel paint e delle buone articolazioni, però non sono il top del top, ragazzi. Ve lo devo ammettere: soprattutto eh, le articolazioni sono abbastanza rigide. Di solito fanno pure rumore quando cercate, per esempio, di metterle in posizione. Eh, non è proprio il massimo. Devo dire, il foulard che io ho dovuto mettere sulla Tiger Stripe è stato veramente un incubo perché non abbiamo un libretto delle istruzioni e il tutto non è come una specie di sciarpa ma lo dovete mettere in, una, in un modo abbastanza um, eh, complicato, eh, mettiamola in questo modo. Io ci ho perso un casino di tempo per farlo sembrare più o meno eh, decente e soprattutto realistico perché o era tipo mezzo involto oppure stava troppo basso, eh, non stava mai fermo Devo dire ho fatto molta fatica. Uh, gli accessori in tutti e due i casi sono uh, fatti molto bene. Nel caso di Ismail parliamo di accessori super perché la doll ha praticamente di tutto e di più. E il D-Punk è solo quell'aggiunta, uh, come detto, la Lim Toys ha voluto mettere così. Volete questa versione qua? Ah guarda che è già pronta, mi serve solo il body. Compratelo extra con la mimetica al prezzo di... Tra -da -da. <ride> Capite? È un, purtroppo è veramente un colpo basso e lo voglio mettere tra i lati negativi perché questa qui è un lato negativo ed è una cosa molto fastidiosa. Da, almeno da parte mia, io la vedo come una presa uh, per i fondelli e non ci sta. Per uh, lati positivi, uh, metto sicuramente la, mh, la qualità dell'outfit: in tutti e due i casi, sia di Ismail che di Big Boss. Fatto molto, molto bene. Calzano tra l'altro molto aderenti al body. Abbiamo degli ottimi scalp con ottimi paint. Con ottimi dettagli per gli accessori, come ho detto, la ricetta trasmittente con l'ologramma, il visore notturno che si può accendere, doppio occhialini, la maschera antigas, il walkman, tutto fatto molto molto bene. Vero altro, magari lato negativo che voglio aggiungere: abbiamo un casino di accessori, ma viene data solo una pistola. Una pistola sola, come se ogni volta quando noi siamo in missione abbiamo solo un'arma, cosa che chiaramente non è così perché lui di solito ha sempre un arsenale, almeno si può portare in, eh, da presso sempre un arsenale. Eh, e in questo caso invece viene data solo una pistola con, uh, con il silenziatore. Che devo dire, la trovo un po' uh, veramente un po' un peccato. Chiaro di armi, se ne avete con altre, con altre doll. Le potete usare, però lo stesso, secondo me, è un po', un po' strana questa scelta di mettere solo una pistola. Ok, per il cagnolino Didi, l'ho preso più per una questione che mi piace: che, che costa poco. La Link Toys l'ha rilasciato questa piccola statuetta al prezzo di 17 euro. 20 dollari devono essere più o meno. E secondo me li vale perché è fatto molto molto bene. Tra l'altro era il mio compagno preferito durante il videogioco. Lo preferivo molto di più a Quiet e a, a, al robot. Perché era veramente troppo carino. Quando era piccolo, va bene che quando è ancora piccolo, voi non potete utilizzarlo. Ma quando poi, dopo diventerà grande, farà praticamente il culo a tutti, <ride> ok. Questo è tutto da parte mia, ragazzi. Da io come voto. Darò un voto singolo ad ogni cosa, allora a Ismail voglio dare un, un 8,5 doll, chiaramente molto completa, con tanti accessori: accessori che comunque non tutti si possono utilizzare su di lui perché non ha nessun senso. Perché lui non si vede con l'altro scatto con il codino il braccio robotico. però lo stesso quello che offre la doll è veramente tanto. 8,5 per il D-Pack, calcolando anche la questione qualità-prezzo. Uh, mi sento di dare un, uh, un 6. Raggiunge la sufficienza perché la, la mimetica è fatta bene, il body pure, tutto quello che volete. Ma parliamo sempre di una doll che non si può utilizzare senza accessori e uno, e uno scout. Quindi do solo un 6 anche per la questione pure la sufficienza per la questione anche del prezzo. E il caro Didi al, uh, per la questione qualità-prezzo do. A mani basse un 9, perché, secondo me, per 17 euro questa piccola statua va recuperata se almeno se vi è piaciuto il videogioco. Ok, ragazzi, questo è tutto da parte mia. Spero che la recensione vi sia piaciuta. Il nostro Snake e Ismael vi salutano. Devo dire, eh, non lo so se prossimamente ancora caricherò altre recensioni. Oppure passerò al video finale di quest'anno, come faccio di solito ogni anno. Alla top eh, di doll dell'anno. Vediamo. Ora forse ancora caricherò un altro video e poi farò il video, il, il, il video sulle doll dell'anno. Non ne sono ancora però sicuro perché ho alcune cose da sbrigare. Però questa è un'altra storia. Ragazzi io vi ringrazio di nuovo. Come al solito non dimenticate di iscrivervi al canale, a passare alla pagina Facebook once Scale Italy, a lasciare un like, un commento se cosa ne pensate voi di questo set della Lim Toys. A passare anche la mia pagina Instagram il collezionista 1988. Trovate tutto in descrizione. E io vi rimando al prossimo video. Alla prossima ragazzi!